Il comparto lattiero-caseario mostra segni di debolezza ovunque, ma in Abruzzo la situazione è davvero critica. La cooperativa La Maielletta di Guardia Grele, caseificio al quale conferiscono 50 soci allevatori abruzzesi, ha ospitato l'assessore agricoltura Dino Pepe, al quale ha chiesto interventi urgenti. Non denaro, ma provvedimenti efficaci e in tempi stretti per aumentare le vendite del latte e dei formaggi abruzzesi. Giuseppe Pietropaolo è il presidente della cooperativa La Maielletta. Noi dobbiamo fare sì che il latte d'Abruzzo si distingua da tutti gli altri latte. Quindi al politico, all'assessore, all'amministratore noi chiediamo uno strumento per evidenziare questo passaggio. Quindi un disciplinare, un marchio che renda riconoscibile il nostro latte in confronto a tutti gli altri latte che girano per tutto l'Abruzzo. Basta, non niente di più. La Regione Abruzzo sta già intervenendo concretamente, ha detto l'assessore Pepe. Sono stati già avviati i primi passi per far crescere la consapevolezza dei consumatori sulla speciale qualità del nostro latte e dei prodotti derivati. Sono venuto con piacere a visitare l'azienda, la cooperativa La Maielletta, ben strutturate e soprattutto ben gestite da oltre 50 anni. Faccio i complimenti al Presidente, al Consiglio di Amministratore e agli oltre 50 conferitori, 50 allevatori del territorio che resistono nonostante la crisi. Loro chiedono benissimo delle politiche da mettere in campo, noi abbiamo già costituito il tavolo regionale del lattiero caseario, abbiamo messo in campo una serie di iniziative a partire proprio dal marchio. Da questo marchio che possa identificare i prodotti munti in Abruzzo, i prodotti lavorati in Abruzzo, e facciamo un invito forte ai pediatri, ai medici di base, ai titolari di alberghi, di chalet, di pizzerie, ai comuni, alle ASL, alle università che gestiscono le mense pubbliche, di utilizzare i prodotti abruzzesi, di utilizzare il latte abruzzese munto e lavorato dai nostri allevatori all'interno di queste cooperative, di queste strutture. Stiamo strutturando e sviluppando queste politiche che metteremo in campo da qui alle prossime settimane con la collaborazione delle organizzazioni professionali del settore. Vuol dire ancora qualcosa, Presidente, in chiusura? No, noi ci aspettiamo che tutto quello che l'assessore ci ha appena detto avvenga in tempi giusti, perché insomma si suol dire che spesso si chiude la porta dopo che i buoi sono già scappati, insomma. Abbiamo fretta perché il mercato ci sta aspettando.